Ok, secondo giorno di, terzo giorno di CIS. Primo giorno che siamo in fiera, abbiamo messo piede soltanto poche ore fa in realtà. Abbiamo fatto un giro questa mattina e abbiamo registrato 6-7 video che vedrete poi voi domattina, fondamentalmente, perché voi vedrete questo video di notte, spero, e quindi domattina quando andate a vedere HDBlock troverete questi video che abbiamo fatto oggi. Dove siamo stati? Inizialmente siamo rimasti un po' delusi perché in realtà qui, questo è davvero uno show, quindi ci sono in alcuni casi pochi prodotti, soprattutto i grandi, cioè non te lo aspetti. In questo caso siamo da Intel, qua ci sono degli show, siamo all'interno di un anfiteatro, ci sono degli show, regalano dei computer addirittura, però non ci sono alcuni prodotti. Noi cercavamo per esempio la Compute Stick e non c'è. Samsung non ha gli smartphone nuovi, sì, che ha presentato, cioè ci sono soltanto gli S6, tra l'altro quelli brandizzati qua con quelli che vari carrier. Stessa cosa da LG, no, LG invece c'aveva i nuovi K, abbiamo fatto, sì, infatti un video sui K10, K7 e anche sul V10, quello con doppia fotocamera. Sì, c'era una parte enorme dedicata al V10, cambio mano, sì, perché pensando... poi abbiamo fatto Polaroid ha degli smartphone che sono molto cheap, molto economici, però ha le fotocamere, le nuove instant camera come la Snap, che le stiamo provando. In realtà ci sarà la recensione nei prossimi giorni, vedremo se riusciamo a farla proprio qui al CS. Ce l'ha qui la ce l'ho qui, anzi, ve la faccio vedere. La prendi, intanto parla. Io intanto vi dico che abbiamo fatto anche Alcatel con lo smartphone Windows 10. Il primo loro smartphone Windows 10 mobile, economico, $149. Ecco la Snap. Questa è la Snap. No, questa, dicevo, la foto che ci siamo fatti stampare. La foto, vabbè, intanto vi facciamo vedere cos'è, sì, questa, sì, qua. Sì. È la prima instant camera che, oltre a utilizzare, diciamo, il classico formato, quindi stampa immediatamente la fotocamera, ha anche l'ingresso per micro USB, quindi praticamente salva le immagini in digitale. Sulla scheda, sì. Ci siamo stampati una foto di tipo instant con la carta là, e quindi era carino farla vedere. Però eccola qua. Comunque per noi la giornata è, diciamo, più o meno a metà, adesso stiamo facendo, sì, un break e poi ripartiamo. Cerchiamo Honor, io devo cercare Honor, non so dove sia. Dobbiamo cercare Asus, dobbiamo cercare, vabbè, c'è un sacco di roba. Comunque siamo a metà e domattina appena vi svegliate andate a vedere su hdblog.it perché ci saranno tantissimi video. Un sacco di roba. Cambio mano e ciao.